Benvenuti a Pillole di Creatività. Oggi parliamo di come lasciare il segno. Come lasciare il segno è un'esigenza non solo degli artisti, ma direi un'esigenza comune a tutta la razza umana, per non parlare di quella animale. Avete presente i cani cosa fanno all'angolo di una strada o vicino a un albero? Beh, non volevo essere troppo brutale, grezzo, ma il concetto è un po' questo. Tutti noi, consciamente o inconsciamente, sentiamo l'esigenza di lasciare una traccia della nostra personalità. Com'è triste e mediocre, direi, una vita o un lavoro spesi nel più totale anonimato. Il problema è dunque come lasciare questo segno. C'è gente che dice o pensa, ma io non ho idee, non ho fantasia, non ho personalità. Ecco, io mi rivolgo soprattutto a queste persone. Facciamo una prova. Prendete un foglio di carta bianco A4 e su questo foglio provate a pensare a un disegno, a un segno o a una figura che in qualche modo vi rappresenta, che vi convince, che vi piace. Se proprio non vi viene in mente niente, provate a riportare su questo foglio almeno la vostra firma, bella in grande. Una cosa del genere, con un pennarello, ecco, la vostra firma, o un segno, un disegno, qualcosa che vi convince. Fatta questa operazione, ne facciamo un'altra. Prendete un altro foglio di carta bianco e su questo foglio di carta bianco riportate lo stesso disegno o firma di prima, però con una piccola variazione. Ecco, questa è la firma originale e questa è la seconda con una piccola variazione. Terza operazione, altro foglio di carta bianco, su questo qui riportate lo stesso segno, disegno, figura di prima, però con una ulteriore variazione. Primo foglio, il secondo e il terzo con una ulteriore variazione. L'importante quando fate queste variazioni è che queste variazioni però non rendano irriconoscibile la sostanza e la figura precedente originale, quindi devono essere variazioni che in qualche modo non alterano l'essenza appunto del disegno o della figura originali. Piccole variazioni non sostanziali. Bene, ripetete lo stesso procedimento con altri fogli, altri 7 fogli, in modo da avere 10 variazioni diverse della stessa figura o segno o firma. Quindi il concetto è: identificate un segno, una figura che vi piace, che vi convince, e su questa figura, su ogni foglio, fate una piccola variazione diversa che però lascia inalterata la struttura della firma, del disegno, che a voi devono risultare riconoscibili. Questo procedimento poi potete farlo usando un altro strumento, quindi se l'avete fatto con un pennarello nero su un foglio di carta, potete farlo sempre su un foglio di carta con una matita, con una penna, con un pennello intriso di acrilico o di olio. Potete farlo anche con materiali diversi, sulla tela per esempio, o con la plastilina, con il DAS, con il Pongo. Il procedimento è sempre lo stesso. Identificate una figura, un segno che vi convince e fate delle piccole variazioni su ogni esemplare. Avrete così realizzato espressioni diverse della vostra personalità, della vostra creatività o fantasia. Questo è un po' il procedimento in piccolo che seguono i pittori sulla tela o gli scultori con il marmo o con la pietra. Cioè realizzano continue variazioni di quello che è il risultato della loro personalità. Bene, se procederete con questa idea, con questo approccio, sarete in grado alla fine di realizzare una serie di opere che saranno rappresentative della vostra personalità. Potete cominciare con figure molto semplici, con segni elementari,
con variazioni minime e poi procedere con variazioni via via più complesse, in modo da poi da realizzare appunto opere sempre più articolate e sofisticate. Bene, se procederete in questo modo, alla fine sarete in grado anche di realizzare magari una mostra personale, perché no? L'importante è essere convinti del proprio talento, della propria creatività. Perché tutti, chi più chi meno, siamo creativi. L'importante è esserne convinti e procedere con impegno e con applicazione. Bene, buona creatività!